Jeffrey Dahmer, conosciuto anche come il cannibale di Milwaukee, è forse il killer più chiacchierato dell'anno, vista la serie TV diretta da Ryan Murphy. Jeffrey nacque il 21 maggio del 1960 da Lucy e Lionel, due genitori che non vivevano una relazione del tutto idilliaca. I litigi erano spesso all'ordine del giorno e tendevano a vertere attorno all'abuso di farmaci da parte della madre di Jeffrey, uso che il padre condannava molto spesso, alzando la voce davanti al piccolo. Nonostante questo, la sua infanzia fu piuttosto spensierata. Jeff era un bambino amato, anche se soffriva particolarmente l'assenza del padre, che, essendo in quel periodo un dottorando in chimica, spesso era immerso nei libri o restava fuori casa per lavoro. La madre di Jeff, invece, risultava essere una donna con serie problematiche psicologiche, incapace spesso di dare l'affetto necessario al piccolo, arrivando talvolta a scontrarsi pure con esso per ottenere più attenzione da Lionel. Quando Lionel venne scelto per lavorare in una prestigiosa università, la famiglia fu costretta a trasferirsi e fu proprio qui che cominciarono i problemi. Jeffrey non si ambientava, non riusciva a socializzare e crescendo si fece sempre più timido. Lionel, però, tutto sommato, era un bravo padre e si impegnava molto perché il piccolo riuscisse a farsi degli amici, soprattutto delle nuove passioni. Venne il giorno però che Jeff s'accorse di avere una passione per l'anatomia animale e Lionel, pensando probabilmente che questo interesse per gli animali fosse riducibile a una passione per l'anatomia, la chirurgia, la scienza, si ritrovò a passare molto tempo con il figlio nel tentativo di costruire un rapporto ed un sano hobby insieme. I due iniziarono da piccoli insetti per poi passare a roditori fino ad animali sempre più grandi raccattati ai bordi delle strade. Jeffrey li sezionava, li studiava e spesso utilizzava addirittura dei solventi per smembrare i corpi e registrare le varie reazioni chimiche. Solo con il senno di poi Lionel si rese conto che nutrire quella passione del figlio non era stata la scelta giusta. In adolescenza, infatti, questa ossessione di Jeff si fece sempre più forte e cominciò a fondersi con il desiderio sessuale. A peggiorare ancora di più la situazione di inadeguatezza che Jeff sentiva, ci fu la scoperta della sua omosessualità, una scoperta che non rivelò mai a nessuno, seppellendola dentro di sé per il timore di essere ghettizzato ancora di più. Non perdiamo di vista Jeff, non dimentichiamoci che Jeff è vissuto negli anni 70. Jeff non parlò né dei suoi viti né della sua sessualità a nessuno e tutti questi segreti lo portarono a intristirsi e a buttarsi nell'alcol già da molto giovane. Infatti capitava spesso arrivasse ubriaco tra i banchi di scuola, eppure non fu del tutto il classico stereotipo del disagiato sociale. Faceva spesso cose buffe a scuola e la cosa lo portò a essere addirittura celebre e conosciuto come il buffone scherzoso del liceo. Nonostante l'alcolismo e la goliardia, gli insegnanti raccontavano che Jeff era comunque un ragazzo educato con gli adulti e che sapeva ben capire quando era il momento di tenere la bocca chiusa. A scuola si impegnava, anche se spesso mostrava vistose difficoltà nella comprensione dei compiti. Nel 1978 Jeffrey, con molta fatica, si diplomò e, ritrovatosi ributtato nella monotonia delle giornate chiuse in casa, peggiorò ancora di più il suo rapporto con l'alcol. Inoltre i genitori, ormai in crisi da diversi anni, decisero di troncare il loro rapporto. Lionel andò a vivere in un motel e la madre, assieme al fratellino più piccolo di Jeff, si trasferì altrove. Jeffrey dunque si trovò da solo, malapena maggiorenne, in una casa libera e avvolto nelle sue fantasie sessuali assai violente. Qui compì il suo primo omicidio ai danni di Steve Hitch, un autostoppista di 19 anni, ma Jeff durante l'attacco era del tutto lucido. Per questa ragione si rese conto di dover far sparire il corpo il più velocemente possibile e, reduce dagli anni d'addestramento sulle carcasse dei piccoli animali, smembrò il cadavere e lo buttò nella discarica del paese. La cosa triste è che quella notte venne pure fermato da una pattuglia di polizia, che però non controllò l'auto,
rilasciandolo senza troppe domande. Sicuramente, se i poliziotti avessero dato un'occhiata a quei sacchi neri, probabilmente Jeff sarebbe stato fermato in tempo. Dopo diversi mesi, il padre tornò a casa scoprendo che il figlio, per tutto questo tempo, era rimasto solo. Lucy, infatti, aveva affermato che se ne sarebbe stata via solo per qualche settimana, non per mesi e mesi. Il padre, tornato a vivere con lui, cominciò a seguirlo. Lo spinse a uscire di più, lo iscrisse agli alcolisti anonimi, ma Jeff si impegnava poco e venne addirittura arrestato per ubriachezza molesta. Il ragazzo aveva la mente solo nell'omicidio e nell'alcol, e neppure l'iscrizione al college lo aiutò a distrarsi. Infatti venne presto espulso. Finirà addirittura nell'esercito, specializzandosi come medico da campo, e per un po' la situazione pare funzionare. Jeff apprezzava quella sua mansione, così tanto in accordo con le sue passioni, ma ben presto verrà espulso pure dall'esercito, e dopo qualche tempo di bighellonaggio rivelerà al padre d'essere rimasto ormai senza tetto e senza soldi. Dunque tornerà nuovamente nella sua famiglia, iniziando a risiedere a casa della nonna, con la quale andrà pure molte volte in chiesa. Passato del tempo, Jeff iniziò anche ad affermare il rapporto con la sua sessualità. Si rese infatti conto non solo d'essere attratto dagli uomini, ma d'essere interessato solo al piacere personale. Non aveva il minimo interesse nell'idea di far provare del piacere intimo anche al suo partner. Questa consapevolezza spinse Jeff a sentire la necessità di uno schiavo sessuale. Per questa ragione si procurò un manichino che nasconderà in camera, ma presto la nonna lo scoprì e lo costrinse a buttarlo via. Per questa ragione cominciò addirittura a frequentare delle saune dediche ai rapporti tra omosessuali, ma i suoi gusti erano del tutto insoliti. Infatti il ragazzo si divertiva a sedare i propri partner per poter ascoltare i suoni e i gorghigli provenienti dai loro corpi, battiti del cuore, suoni dello stomaco. Trovava tutto davvero eccitante. Le cose si complicarono quando una delle vittime ebbe un'overdosi e finì in ospedale. Fu dunque costretto a cambiare luogo di caccia, finendo in alcuni bar gay. Il secondo omicidio di Jeffrey avvenne diversi anni dopo da quello dell'autostoppista. Una sera, tornato in una camera d'hotel da un locale gay di fiducia in compagnia di un giovane ragazzo, Steven Tumoy agisce con il suo solito modus operandi, sedarlo nel tentativo di fare violenza. Ma al suo risveglio ritrovò il suo partner ormai cadavere. Non era solamente privo di vita, ma anche completamente ripieno di botte. Jeff non ricordava nulla di quello che aveva fatto, eppure ne era certo. L'omicidio doveva essere stato lui stesso. Spaventato, decise di infilare il corpo in una valigia e portarlo a casa della nonna. Lì lo smembrò nel giro di 2 o 3 ore e tenne la testa, che trattò con minuzia, bollendola e scarnificandola per potersela tenere come ricordo e per farci sostanzialmente delle cosacce intime. Il metodo di conservazione tuttavia non funzionò, perché infatti il teschio divenne così fragile che presto si frantuma in 1000 pezzi e Jeff è costretto a spargerli nel giardino. È proprio durante questo omicidio che Jeff realizza di aver davvero l'ossessione di procurarsi uno schiavo sessuale che non abbia coscienza, che sia vivo ma senza capacità di intendere e volere. Dopotutto lui drogava e faceva violenze su queste persone, ma il tutto durava una sola notte, mentre lui cercava qualcosa che durasse per sempre. Per questa ragione, dopo quel giorno iniziò una lunga serie di omicidi. Nell'appartamento della nonna uccise e nascose diversi giorni 2 persone, affinando sempre di più le sue capacità di smembrare e nascondere i resti. Riesce anche ad affinare un modo migliore per la conservazione dei crani, con i quali poi farà delle cosacce. Presto però la nonna si stancò del nipote, che perseverava a fare le ore piccole, a combinare un gran caos in casa, e soprattutto era stufa e convinta che il ragazzo praticasse la tassidermia nel suo scantinato e che quindi la puzza che alleggiava nella casa fosse riducibile magari alle carcasse d'animali morti che il ragazzo era solito smembrare. La povera donna era del tutto all'oscuro di quello che realmente stava facendo Jeff, ma in ogni caso decise di cacciarlo di casa, e proprio dopo quell'avvenimento le cose precipitarono. Infatti il ragazzo in quel periodo lavorava fisso in una fabbrica di cioccolato, riuscì a pagarsi un piccolo appartamento in un
condominio e qui gli omicidi degenerarono. Lì cercò di adescare un ragazzo di 13 anni, cosa che lo portò a subire un processo dal quale però, con molta calma, riuscì a uscire. Le sue colpe non vennero prese sul serio e il giudice non ascoltò nemmeno le preghiere del padre, Lionel, che chiedeva la possibilità che il figlio potesse essere seguito da qualche psichiatra o qualcuno di competente che potesse evitare che Jeffrey compisse ulteriori danni. Il killer ottenne solamente 2 mesi di reclusione per molestie sessuali sui minori e poi fu nuovamente a piede libero e si trasferì in un appartamento meno costoso. Passò una notte con un uomo di nome Anthony, conosciuto in un gay bar. Non lo voleva nemmeno ammazzare, ma raccontò che il ragazzo era talmente bello da volerselo tenere per sempre. Per questa ragione non solo lo ammazzò, ma lo squagliò per poter tenere le membra come ricordo. Testa e genitali perfettamente conservati in grossi barattoli di acetone tenuti nell'armadietto del suo lavoro. Più il tempo passava, più Jeff acquistava fiducia in se stessa. Moltissime persone avevano avuto la possibilità di scoprirlo e mettere la parola fine a quelle stragi, ma fortunatamente sembrava sempre giocare dalla parte sbagliata. Per questo il ragazzo alzò la posta e dalla sedazione e strangolamento passò omicidi sempre più violenti. Addirittura con un ragazzo di nome Ramise, dopo averlo smembrato, dipinse il suo teschio. Ammetterà in interrogatori futuri che aveva dei progetti in testa per poter costruire un lampadario con le teste delle persone. Inoltre cominciò pure a scattare delle foto ai cadaveri smembrati. Arnold Smith fu la prima vittima di Jeff a subire il trattamento della, virgolette, trasformazione di schiavo sessuale. Infatti, invece di sedarlo ed ucciderlo, Jeffrey gli praticò un foro nel cranio e vi iniettò prima dell'acqua bollente, poi dell'acido. La vittima si svegliò accusando solamente un mal di testa, ma con le forze necessarie per provare a scappare. Jeff dunque lo fece fuori senza pensarci troppo, ma promettendo a se stesso che avrebbe affinato la sua tecnica. Teneva sempre più parti del corpo dei cadaveri, era ormai del tutto fuori controllo. E una vicina in particolare si rese pure conto dei rumori di motosega e dell'odore molesto che proveniva dall'appartamento del ragazzo. Ma per quanto la poverina avesse spesso tentato d'avvisare la polizia, nessuno fece niente, probabilmente influenzati dal colore della pelle della signora. In quegli anni infatti, visti i pregiudizi, era più facile credere a un uomo dalla pelle bianca che a una donna nera. Jeffrey aveva scuse blande per ogni cosa. Una volta lamentava che gli si era rotto il congelatore, la volta dopo raccontava invece che i suoi pesci tropicali erano morti per colpa di un batterio. Probabilmente il suo faccino d'angelo ha aiutato gli inquirenti a bersi ogni sua frottola. Nel maggio del 1991 le cose divennero ancora più strane. Questa data infatti entrerà nella storia come una delle peggiori figuracce per le forze dell'ordine americane, perché a causa della loro negligenza perse la vita un ragazzino di soli 14 anni di nome Conerak. Il bambino non era però uno sconosciuto qualsiasi, bensì il fratellino di quel tredicenne che anni prima era riuscito a fuggire dalle avance di Jeffrey. Conerak venne addescato da Jeffrey con la solita scusa dei soldi facili, qualche scatto per una cinquantina di dollari. Il ragazzino accetta senza porsi troppe domande. Il modus operandi fu lo stesso. Conerak venne sedato, violentato e gli venne procurato il solito foro nel cranio, ove Jeffrey iniettò la solita soluzione d'acido ed acqua bollente, ma non fece i conti con le tempra del ragazzino. Il killer infatti lasciò il ragazzino senza vestiti sul letto e in balia dell'alcol scelse di uscire di casa. Al ritorno però vide Conerak fuori casa intento ad essere soccorso, ancora totalmente nudo, dalle vicine del serial. Il poverino, risvegliatosi, si era trovato accanto al cadavere che Jeff aveva da giorni lasciato sul pavimento e nonostante le ferite aveva trovato la forza di andarsene. Il fatto volle però che Jeff riuscì a convincere la polizia giunta sul posto che quel ragazzo fosse il suo fidanzato. Avete capito bene, quel 14enne picchiato con delle ferite in uno stato confusionale e nudo venne spacciato da Jeff come suo partner 19enne e la polizia si beve questa storia. Furono inutili le grida delle donne vicine di casa di Jeffrey che provavano in ogni modo a convincere gli inquirenti
convinti del contrario. Conerak non era di origine americana e nemmeno le vicine, Jeffrey sì. Molto probabilmente questa cosa influenzò il parere della polizia. Sembra incredibile, ma il ragazzo venne riaccompagnato a casa di Jeffrey e la polizia si limitò solo a dare uno sguardo nell'appartamento, senza approfondire molto la perquisizione di quella casa. Per consolidare la frottola raccontata, Jeff mostrò pure la Polaroid che aveva scattato del ragazzo poche ore prima. Conerak era di nuovo in trappola e questa volta non riuscì a sopravvivere. Jeff inizia ad assaggiare i primi pezzi di carne umana, saziando così una delle sue più grandi perversioni. Spostiamoci adesso al 22 luglio del 1981. Jeffrey propose il solito shooting a Tracy Edwards, un uomo conosciuto in un bar gay. Era afroamericano e ha 32 anni, quindi molto più grande della gente che il ragazzo era solito adescare. Il ragazzo non era stupido e sia la puzza che la sistemazione della casa, costellata di scatoloni pieni di solventi chimici, gli fanno balzare l'idea che qualcosa non vada davvero. Ma ben prima che possa fare qualcosa, si ritrova ammanettato da Jeffrey, che lo porta in camera e lo costringe a guardare L'Esorcista 3, un film che il killer afferma di aver visto molteplici volte. In quel letto la situazione si complicò. Jeff si stese addosso a Tracy per ascoltare i suoi organi interni e ascoltare il battito del suo cuore. Gli disse solamente che prima o poi gliel'avrebbe mangiato. Tracy si fece furbo e si mostrò accondiscendente con Jeff, convincendolo addirittura a levargli le manette. Riuscì così ad attaccarlo e a scappare da quel maledetto appartamento, l'unico superstite tra gli uomini finite tra le mani di Jeffrey. Tracy non dovette correre a lungo per incontrare una volante della polizia. Raccontò di essere sfuggito da una casa che puzzava in modo strano, dove abitava un tipo sospetto. Inutile dire che quando la polizia arrivò sul luogo indicato da Tracy, rimase esterrefatta, trovando le istantanee che ritraevano alcuni corpi smembrati, diverse membra riconducibili a ben più di 10 vittime, come crani e peni dentro il freezer, e dei torsi umani immersi in enormi barile di acetone. Quando Jeffrey finì al processo, la giuria gli chiese a lungo se fosse stabile di mente. Risultò schizofrenico e con disturbi ossessivi compulsivi. La legge discusse a lungo perché, non essendo più attiva in Milwaukee la pena di morte, c'era chi avrebbe voluto fare uno strappo alla regola per dare a Jeffrey la sedia elettrica. Eppure il killer si mostrò d'accordo con quella decisione. Non andò però ovviamente in porto questa proposta e al giovane vennero dati ben 900 anni da scontare. In prigione, per quanto la sua salute mentale iniziò a migliorare, cominciò il suo personale calvario. Infatti dovettero metterlo a lungo in isolamento perché molti altri detenuti mostravano avversione nei suoi confronti. Uno tentò pure di sgozzarlo nella chiesa del penitenziario, riuscendo solamente a ferirlo. Morirà il 28 novembre del 1994 a seguito dell'aggressione di un altro detenuto che, dicendo di agire in nome di Dio, lo colpì al cranio, facendolo fuori in un solo colpo.